La danza racchiude un insieme di emozioni, è sinonimo di energia, consapevolezza, sacrificio e gioia. La stessa che Sophie Megna, dodicenne di Marotta di Mondolfo, ha provato i giorni scorsi, quando ha ottenuto un importante riconoscimento, quello di poter accedere da settembre al Teatro dell'Opera di Roma. Dopo varie esperienze in alcune scuole del territorio, Sophie da circa un anno frequenta la scuola di danza Vaganova di Fano, che riconoscendo il suo talento l'ha aiutata ad affinare la tecnica superando se stessa. Sophie, innanzitutto che emozione hai provato il giorno in cui hai superato l'audizione? L'emozione è stata indescrivibile, ho ripensato a tutti i momenti passati fino a quel giorno e all'emozione di entrare in una realtà che avevo sempre sognato, mi veniva da piangere. Ma qual è stato il tuo percorso? Quanti concorsi hai dovuto superare prima di arrivare al Teatro dell'Opera di Roma? Io ho iniziato fin da piccolissima perché ho sempre avuto la danza nel sangue, però quando ho deciso di voler far diventare la danza la mia vita, mi sono iscritta al Vaganova di Fano, dove ho iniziato un lavoro serio, fatto di tante ore di studio, dove ho potuto migliorare sotto tutti gli aspetti e curare tutte le mie lacune. Ho partecipato anche a diversi concorsi come lo IAGP e il concorso a Città di Castello che mi ha portato fino all'Italian Dance Award. Quante ore ti alleni tutti i giorni? Il mio è un lavoro quotidiano di circa 3 ore al giorno dove si alternano lezioni di gruppo ma anche lezioni private con Serena, dove si lavora sulla cura del dettaglio e sulla pulizia dei movimenti, ma c'è anche una parte atletica come le aperture e anche il potenziamento dei muscoli. C'è un ballerino a cui ti ispiri che è un tuo punto di riferimento? Sì, Marianela Nunez, che è la prima ballerina del Royal Ballet di Londra. Che cosa ti piace di più di lei? La sua espressività e che quando va sul palco, anche se sta male, fa vedere proprio che si sta immedesimando in quel personaggio tantissimo. Infatti il suo personaggio preferito per me è quando interpreta Kitri. E invece i tuoi amici a scuola che cosa ti hanno detto di questa vittoria? Erano molto contenti, ma allo stesso tempo erano abbastanza tristi perché da settembre non ci rivedremo più a lezione. Serena, la scuola di danza Vaganova non è nuova a scoprire talenti, poco tempo fa Edoardo, oggi Sophie, in passato anche altri ballerini. Innanzitutto possiamo dire che voi siete dei punti di riferimento per questi ragazzi trascorrendo molte ore insieme. Sì, la scuola di danza prima di tutto è una sorta di famiglia, poi dipende molto dal tipo di impegno di ogni allievo, perché chi segue i corsi alle volte viene 2 volte a settimana, poi ci sono questi ragazzi, ragazze particolarmente dotati, appassionati, che vengono anche tutti i giorni, quindi con alcuni di loro si instaura proprio un rapporto quasi familiare. Si conoscono appunto i genitori e la realtà in cui vivono, i sogni che hanno, e se c'è la possibilità si cerca poi di farli realizzare. Serena, ballare significa non solo divertimento e soddisfazioni, ma anche apprendere delle regole, una disciplina sin da piccoli. Sì, no, la danza è fondamentalmente rigore e disciplina. Rimane comunque nel cuore di chi la pratica e aiuta comunque a far vivere con organizzazione, perché per venire a danza tutti i giorni questi ragazzi normalmente studiano e generalmente chi arriva anche nella danza sono ragazzi che poi sono molto bravi anche dal punto di vista scolastico, quindi imparano a organizzarsi, imparano che comunque arrivare a un risultato è spesso sacrificio, è superare delle delusioni prima di arrivare a prendere il bello della danza, quindi sì, deve piacere fondamentalmente.